Back. Oh, ho sbagliato. Manca una E. UE. Feuerbach. Adesso è giusto. L'uomo ha creato Dio a sua immagine e somiglianza. Tra l'altro, Feuer in tedesco, lui è tedesco naturalmente, vuol dire fuoco, e Bach vuol dire ruscello, quindi bel nome, ruscello di fuoco. Allora, siamo sempre nell'ambito del positivismo, da un positivismo che potremmo definire sociale, quello di Comte, a un positivismo ateo e socialista, quello di Feuerbach, che in realtà è un ibrido, è un positivismo ibrido, perché nasce da una commistione tra la tradizione idealistico-hegeliana, tra la filosofia hegeliana, di cui Feuerbach e poi anche il suo contemporaneo e concittadino Marx sono stati allievi, ha invece insieme invece alla filosofia positivistica di Comte, quindi fusione di hegelismo e contismo, si può dire, ma di questo poi parleremo. Due parole invece per introdurre sulla vita. Feuerbach nasce nel 1804, appunto studia filosofia all'Università di Berlino, quindi segue le lezioni di Hegel, e poi scrive le sue opere più importanti. La più importante è intitolata L'essenza del cristianesimo ed è pubblicata nel 1841. Le altre opere sono successive, per esempio L'essenza della religione, qualche anno dopo, sempre negli anni 40 soprattutto. Successivamente Feuerbach aderisce al Partito dei Lavoratori Socialdemocratici, che è uno dei partiti dal quale poi, qualche anno dopo, nascerà il Partito Socialdemocratico Tedesco, l'SPD, SPD, SPD, Partito Socialdemocratico Tedesco, di cui sappiamo dai nostri studi storici. Quindi diventa un socialista rivoluzionario, perché ancora, soprattutto alla sua nascita, il Partito Socialdemocratico Tedesco era un partito rivoluzionario che aveva fatto propria la dottrina politica di Marx, di Karl Marx. Dottrina politica, che vedremo poi nelle prossime lezioni, rivoluzionaria. Ma questo già lo sapete. Muore nel 1872 e al suo funerale parteciparono centinaia, se non migliaia, di operai tedeschi o comunque di iscritti al Partito Socialdemocratico Tedesco, con bandiere rosse, eccetera. Insomma, funerale non di Stato ma di partito, sì. Entriamo nel merito della sua filosofia, in particolare relativamente alla sua radice originaria, prima quella di tipo hegeliano,
alla morte di Hegel, i seguaci di Hegel si divisero in due fazioni filosofiche. La prima, che poi fu chiamata dai critici storici della filosofia quella dei vecchi hegeliani o della destra hegeliana, la seconda fazione invece ovviamente giovani hegeliani o sinistra hegeliana, quindi una distinzione al tempo stesso generazionale e politica. I primi, cioè i vecchi, interpretavano Hegel sostenendo che appunto la sua filosofia avesse argomentato la verità della religione cristiana e la superiorità insuperabile dello Stato prussiano. Quindi in questo senso destra hegeliana, perché chiaramente erano conservatori, erano tradizionalisti e da questo punto di vista tendevano anche a interpretare la filosofia della storia di Hegel nel senso della cosiddetta fine della storia, nel senso fine della storia, cioè Hegel ha detto che ormai siamo arrivati al traguardo, quindi lo Stato prussiano è il compimento della storia, basta, non c'è più storia, siamo arrivati al traguardo. Invece, come potete ben immaginare, i giovani hegeliani sostenevano che Hegel aveva dimostrato la falsità della religione. La religione è una favola, la verità è soltanto nella filosofia, la verità è puramente razionale. E in secondo luogo sostenevano che Hegel in realtà era stato, se non esplicitamente, implicitamente, un rivoluzionario, perché la sua filosofia della storia, secondo loro, proponeva appunto un processo di sviluppo, perfezionamento infinito e quindi una continua rivoluzione. Dunque lo Stato prussiano non era affatto il traguardo. Lo Stato prussiano doveva essere superato e quindi doveva essere rivoluzionato, in generale tutti gli stati europei dovevano essere rivoluzionati, e come poi abbiamo visto, come vi ho anticipato sia per quanto riguarda Feuerbach ma anche Marx, ovviamente il superamento degli stati europei della metà dell'Ottocento era individuato in uno stato socialista, nel socialismo. Ok. Quindi per i giovani hegeliani non c'è fine della storia, la storia va avanti in modo indefinito, poi vedremo che in realtà soprattutto Marx si rimangia questa posizione originale. Tuttavia, allora, quindi chiaramente Feuerbach fa parte dei giovani hegeliani, ma a partire dagli anni 30, nel corso degli anni 30, quando appunto, ricorderete, Comte comincia a pubblicare il suo corso di filosofia positiva, direttamente o indirettamente i giovani hegeliani, in particolare Feuerbach ma anche Marx, assorbono anche la filosofia positivistica e dunque poi elaborano delle filosofie che, come vi dicevo, sono una fusione della originaria radice hegeliana e della successiva, diciamo, fonte positivistico-comtiana.
questo punto vediamo qual è il risultato di questa fusione. Allora, la tesi di partenza di Feuerbach è che la religione, ogni religione, compresa quella cristiana, la religione è una alienazione, un'alienazione dell'essenza umana, dell'essenza dell'uomo. L'essenza della religione è l'alienazione. Alienazione, ricorderete, è un concetto eminentemente hegeliano. La massima alienazione, proprio l'archetipo dell'alienazione hegeliana, vi ricordate, è il rovesciamento dell'idea in sé, dell'idea pura, nell'idea altra da sé, appunto nell'idea alienata, cioè la materia, la natura. Quindi quella di Hegel era innanzitutto e soprattutto una alienazione ontologica che riguardava proprio la struttura, la costituzione dell'essere, cioè della realtà. Feuerbach riprende questo concetto hegeliano, ma gli dà una curvatura antropologica. La sua, appunto, è una alienazione dell'uomo antropologica. E esattamente in cosa consiste? Alienazione vuol dire farsi altro da sé, rendersi altro da ciò che si è, cioè rinunciare alla propria identità, alla propria essenza, per assumere un'altra identità, un'altra essenza che non è però quella veramente propria. Ok, allora qual è l'essenza propria dell'uomo? E qui c'è l'inghippo, qui c'è l'ambivalenza, perché Feuerbach afferma che appunto l'essenza umana è ambivalente, ambigua. Allora, in realtà, in prima battuta, scrive Feuerbach, l'essenza umana è la sua autocoscienza. L'uomo si differenzia da tutti gli altri essenti perché è cosciente di se stesso. E qui siamo in un'atmosfera, in una dimensione completamente hegeliana. Ok, ma proprio perché l'uomo è autocosciente, la sua autocoscienza si sdoppia. E qui ancora abbiamo un eco, quantomeno, hegeliano. Non so se vi ricordate, quale figura? Sdoppiamento della coscienza. La coscienza infelice. Vi ricordate la coscienza infelice? Allora, lo sdoppiamento per Feuerbach consiste nel fatto che, in quanto appunto cosciente di se stesso, l'uomo da un lato sa di essere finito in quanto individuo. Come individuo è cosciente e non può che essere cosciente della sua limitatezza, della sua finitudine. Però al tempo stesso l'uomo si sente umanità, si sente
parte integrante di una realtà più ampia, l'umanità. Dunque l'uomo ha anche un'essenza collettiva, no? Non soltanto un'essenza individuale. L'essenza collettiva è l'umanità passata, presente e futura. E come tale, questa essenza collettiva non è finita, non è limitata, è infinita. Perché se io come individuo sono debole, io come umanità sono onnipotente o tendenzialmente onnipotente. Se io come individuo sono ignorante, io come umanità sono onnisciente o tendenzialmente onnisciente. Umanità, appunto, attenzione, anche futura, quindi ovviamente in tutti, no? Le acquisizioni possibili in un domani. Ok. Di qui l'ambiguità, l'ambivalenza, ovvero, no? Oddio, sono finito o sono infinito? C'è questa doppiezza nell'autocoscienza umana, nell'identità umana, è un problema di identità. È una strutturale costitutiva crisi di identità. Chi sono io? Sono un essere finito o sono un essere infinito? Agli albori dell'umanità, all'origine, i primi uomini, di fronte a questo dilemma, secondo Feuerbach, optano per la finitezza. Perché optano per la finitezza? Perché tutti i giorni, per non dire tutti i minuti, fanno sulla loro pelle, dolorosamente, esperienza della loro inferiorità rispetto alle forze della natura. Sono sconvolti dalle alluvioni, sono sconvolti dalla siccità, dalle carestie, dai terremoti, eccetera, eccetera. Dalle malattie infettive, tanto per parlare di qualcosa che c'era soltanto nel Paleolitico superiore. Dai, scherziamoci su, era il modo migliore. Ok, quindi, no? Quindi fanno esperienza per forza della loro fragilità, della loro debolezza, della loro pochezza. E come si fa a credersi infiniti? Non si può che credersi finiti, limitati. Tuttavia, la loro autocoscienza gli trasmette anche l'altra identità. Hanno anche comunque è connaturato la loro autocoscienza, è costitutivo, quindi comunque hanno il senso, benché si esperiscano, si accertino di essere finiti, hanno il senso della loro infinitezza. E questo senso però non può che dar luogo ad una alienazione, ad una proiezione. Questo senso può essere concepito dai primi uomini soltanto in modo alienato, cioè proiettando l'essenza infinita, la propria essenza infinita, fuori di sé, su qualcosa di altro da sé, di esterno e addirittura contrapposto. Che cos'è, può essere quest'altra cosa? Questo altro, questo grande altro? Nel momento in cui fanno gli uomini primitivi, fanno esperienza della potenza devastante della natura,
il grande altro non può che essere la natura. Dunque nasce la religione. La religione, in quanto alienazione dell'essenza infinita dell'uomo, consiste nella divinizzazione della natura, delle forze naturali. In questa maniera gli uomini immaginano delle divinità, immaginano il divino, cominciano a creare un divino a propria immagine e somiglianza, sempre più a propria immagine e somiglianza. Infatti, inizialmente, le prime religioni sono religioni animistiche, che proprio attribuiscono agli alberi, ai fiumi, ai venti e ai mari proprio una intrinseca divinità. Sono le cose naturali stesse ad essere feticismo, no? Animismo, feticismo. Le cose sono vive, sono divinità. Il grande baobab, il grande fiume, il grande mare, il grande vento, cioè. Poi l'animismo si trasforma in politeismo, quindi cioè, comincia a esserci un processo di antropomorfizzazione delle forze naturali. E quindi, per esempio, il mare diventa Poseidone, il fulmine diventa Zeus. Comunque non è più il fulmine come tale, è il dio antropomorfico che si esprime attraverso il fulmine, che si esprime attraverso le tempeste marine, che gliel'ha giurata a Odisseo e non vuole assolutamente, con sua grande gioia, farlo tornare a Itaca, con grande gioia non solo di Poseidone ma anche di Odisseo stesso. Cosa credete che volesse veramente tornare? Come ben sa Dante. Ok, ve l'avevo già detta quella del... Perché che cosa filava a fare la tela Penelope? Odisseo d'amore se l'era filata. Allora, torniamo a noi. Dal politeismo si passa al monoteismo e il vertice del monoteismo è il cristianesimo. Il cristianesimo è la religione assoluta, perché è proprio la massima espressione della religione in quanto alienazione dell'essenza infinita dell'uomo, autoalienazione dell'essenza infinita dell'uomo. In questo senso, la religione, secondo Feuerbach, naturalmente contiene in se stessa a sua volta un'ambiguità, un'ambivalenza. Perché se è vero, appunto, che da un lato rappresenta l'alienazione, la rinuncia dell'uomo alla parte migliore della sua identità, alla sua massima identità, alla sua suprema identità, dall'altro lato però conserva, seppure in modo oscuro, in modo contraffatto, mistificato, conserva invece il ricordo, la consapevolezza di questa identità superiore. Cioè, inconsapevolmente,
omaggiando Dio, secondo Feuerbach, che gli uomini omaggiano, rendono il culto alla loro identità suprema misconosciuta. Quindi in questo senso la religione è alienazione, ma anche possibilità di liberazione, ma anche potenzialità di liberazione. In particolare questo vale per la religione cristiana, per questo è la religione assoluta. Perché? Per due motivi fondamentali. Primo, perché è, secondo Feuerbach, è solo la religione cristiana che concepisce Dio come assolutamente infinito, assolutamente onnipotente, assolutamente onnisciente. Quindi in questo senso la religione cristiana proietta l'immagine divina più corrispondente all'essenza infinita dell'uomo. È il film più, diciamo così, più realistico, più veritiero, ma è sempre un film. Primo. Secondo, in particolare nella concezione trinitaria di Dio, segnatamente nella seconda persona della Trinità, Gesù Cristo, Dio uomo, praticamente il cristianesimo ha rivelato il segreto di Pulcinella. Sapete cosa si intende per segreto di Pulcinella? No? Cioè, un segreto che in realtà tutti sanno, dovrebbero sapere, ovvero appunto che Dio è l'uomo. Cioè, è incredibile. Il cristianesimo in realtà ha svelato il trucco della religione. Il cristianesimo contiene una autodemistificazione, disalienazione della religione. Di solito il trucco c'è, ma non si vede, il cristianesimo quasi proprio lo spiattella, secondo Foglio. Tuttavia, anche il cristianesimo però, per così dire, qui lo dice e qui lo nega. Da un lato lo dice, dall'altro lo nega, perché comunque considera Gesù Cristo un uomo temporaneo, quindi poi ritorna, ma mantiene la sua trascendenza. Comunque nel cristianesimo Dio mantiene la sua trascendenza, e quindi cosa succede? C'è un'implicazione pratica, che è quella, diciamo così, fondamentale, perché il discorso non è solo, secondo Feuerbach, la critica alla religione, e quindi anche la sua trasformazione della teologia in antropologia, non hanno solo un'implicazione teoretica, ma hanno anche e soprattutto un'implicazione pratica. Il problema è che la religione distoglie le energie umane dall'impegno per il miglioramento della vita umana, perché spinge gli uomini a sprecare tempo ed energia nei riti, nei culti, nelle preghiere, a favore di una realtà trascendente, inesistente, inventata, immaginata dall'uomo stesso. Questo è il motivo per cui bisogna acquisire, secondo Feuerbach, la consapevolezza, appunto, fondamentale. Non è Dio che ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, ma è l'uomo che ha creato Dio a sua immagine e somiglianza. E
Questo significa appunto disalienazione, presa di coscienza della propria essenza infinita, riappropriazione, no, piena, consapevole della propria essenza infinita, che però appunto non è, non va intesa come un dato di fatto, ma come un compito da realizzare, nel quale impegnarsi con tutte le proprie forze, al quale dedicare tutto il proprio tempo. Cioè diventare Dio è un, o meglio, l'identità infinita dell'uomo non è essere Dio, ma diventare sempre più Dio. E quindi questo implica un impegno costante e completo, che in parte è già stato realizzato. Perché l'uomo dell'Ottocento, secondo Feuerbach, è arrivato alla possibilità quantomeno di disalienarsi? Perché nel corso del tempo il suo sviluppo economico, scientifico, tecnico, tecnologico, meglio ancora, ha reso possibile all'umanità di ribaltare i rapporti di forza con la natura, con le forze naturali. L'uomo nel corso del tempo si è sottratto alla subordinazione nei confronti della natura e sta invece dominando sempre di più la natura, sta diventando sempre di più padrone delle forze naturali, e questo gli permette, sempre più gli permetterà, di disalienarsi, di liberarsi dall'alienazione religiosa. Ma appunto si tratta di un compito teorico e pratico. Bene, poi vedremo qual è la proposta la prossima volta, la proposta più generale, di tipo proprio pratico, ma non solo, di Feuerbach. E adesso non vi montate la testa, perché è un'opinione come tante altre. Tranquilli.